Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v Kulturni centru Lojze Bratuš na odprtje razstave, ki nosi naslov Grafika Slovencev v Italiji. Razstavo je pripravil kurator Denis Vogue. Še posebej se nam zdi zanimivo, ker na razstavi je nekaj važnih del, in sicer pionirske grafike Edvarda Zajca, nekaj Mušičevih grafik v majhnem številu in tudi knjige umetnice Klaudije Raze. In seveda še pomemben podatek, na razstavi imamo tudi mlajše umetnike, ki zelo redko razstavljajo z starejšimi umetniki. Ob tej priliki je bil izdan ličen katalog, ki ga je oblikoval Studio Link iz Trsta in tiskala grafika Goriciana. Katalog je na razpolago in ga bomo imeli v Kulturnem centru za vse, ki se bodo za katalog zanimali. Kultura in umetnost sta temelj slehernega naroda. Pri Slovencih pa to velja še prav posebej. Te dni praznujemo samostojnost in enotnost slovenskega naroda, 30-letnico, in ta praznik vsebuje dve zelo pomenski besedi. Nikoli prej namreč Slovenci v svoji zgodovini nismo bili zares samostojni, tako kot smo zadnjih 30 let v dobrem in slabem, in nikoli prej nismo bili tako enotni, kot smo bili takrat, ko smo se našo samostojnost in neodvisnost izborili. Danes obeležujemo tiste dni, in tisti čas z razstavo umetnikov, ki so vsak po svoje že prispevali in še prispevajo slovenski umetnosti in kulturi, samo nekaj korakov od tod v kulturnem domu pa razstavlja veliki slikar in prijatelj Klaudij Palčič ob svoji 80. obletnici, ki se lepo pokriva s 30-letnico matične domovine. Skratka, tisto, kar slovenski umetniki prispevajo slovenski domovini, je tisto, kar slovenska domovina, kar Slovenija je. La mostra Grafica Slovencev v Italia, ospitata al Kulturni Center Lojze Bratuš di Gorizia, era nata inizialmente nell'intento di presentare la collaborazione del Mednarodni Grafični Likovni Center, Centro Internazionale di Arte Grafica e Figurativa di Lubiana, con le artiste e gli artisti sloveni d'Italia, ma si era poi ampliata assumendo la connotazione di presentazione delle grafiche e dei grafici di etnia slovena che fanno riferimento all'area oggi italiana, che per gran parte della propria attività si sono occupati di grafica. Alcuni di loro sono ai vertici dell'arte grafica slovena e sono importanti sia per l'arte figurativa slovena, sia per quella italiana, ma anche a un livello più ampio, europeo o addirittura mondiale. La mostra può forse apparire di diverso valore contenutistico e tecnico, ma questo è più un vantaggio che un difetto, visto che la mostra ne risulta arricchita. Se è vero che essa presenta degli artisti che hanno svolto la propria attività in periodi diversi, con tecniche e sottogeneri grafici diversi, sotto diversi influssi e in situazioni tecniche diverse. Hanno avuto diversi approcci e obiettivi nella propria creatività ed hanno svolto tematiche diverse. O hanno semplicemente indagato le potenzialità della grafica intesa come mezzo espressivo, abbandonandosi alla sperimentazione. Nella parte iniziale della mostra sono esposte opere di grafici affermati e conosciuti a livello internazionale. Questo spazio è occupato da Mušić, Spacal, Černigoj e da due artisti che hanno avuto successo negli Stati Uniti, e cioè Grom e Zajec. Nel prosieguo, invece, troviamo artisti della generazione più giovane. La mostra può essere visitata anche osservandola dal punto di vista della tecnica grafica e dei vari generi grafici. Vengono presentate le tecniche classiche, linolografia, xilografia, litografia, acquaforte, serigrafia ed altre tecniche, comprese quelle sperimentali. Inoltre vengono presentate le attuali tecniche grafiche, che comprendono la tecnologia computerizzata e altri generi figurativi. Mentre nelle bacheche sono esposti i libri corredati da elementi grafici, libri d'artista, piccola grafia, ex libris e computer grafica. Med njimi tudi knjige umetnikov,
Potem vidimo malo grafiko, ex librise in manjše digitalne računalniške grafike. La mostra presenta questa volta 14 grafiche e grafici, dei quali 9 sono stati tra i partecipanti della Biennale Internazionale di Grafica, che viene allestita dal Centro di Grafica fin dall'anno 1955. Zajec e Spazzal furono anche premiati. Le opere di 8 artisti si trovano nelle collezioni di grafica del centro e 5 artisti hanno operato nei laboratori di grafica del centro. Dela che sono tu predstavljena ustvarjalo v grafičnih delavnicah. Zoran Mušić, fin dalla prima giovinezza, ha viaggiato molto per il mondo, trasferendosi da un posto all'altro e da tutto ciò traendo materie e motivi per la sua arte. Alla mostra è presente con alcune delle opere più riconoscibili del suo vasto opus, con motivi riferentisi alla Dalmazia, alle isole dalmate, a paesaggi italiani e ai ricordi del campo di concentramento. Bogdan Grom ha stampato in grafica i propri acquerelli, i propri dipinti, le proprie opere realizzate in tecnica batik, le proprie sagome e i propri collage. Nelle sue opere è evidente il legame esistente tra l'artista e il paesaggio del natio carso e dei paesi carsici, mentre in un periodo più tardo si è dedicato prevalentemente a motivi carsici astratizzati. Lojze Spazzal ha esercitato con la propria opera un significativo influsso sulla produzione grafica in ambito sloveno. Il carso e il mare sono tra i motivi dominanti nella sua opera. Ha realizzato circa 500 grafiche, soprattutto xilografie, linoleografie e serigrafie, ma anche grafiche di minor formato. Anche August Černigoj ha esercitato un notevole influsso sull'arte slovena. È stato insegnante di numerosi futuri artisti triestini, cui più tardi ha fornito preziosi consigli indirizzandoli nella loro attività artistica. Tra i suoi motivi prediletti ci sono l'ambiente a lui familiare del Carso e la città di Trieste, con scene di vita locale. È un rappresentante dell'avanguardia ed è fondatore del costruttivismo nell'arte slovena. Alla mostra sono presenti prevalentemente opere di epoca giovanile. Particolarmente significativi sono i ritratti. Claudi Palčić, allievo di Černigoj, nella figura rappresentata è forse più vicino a Mušić, ma riesce nella propria opera ad inserirla in rapporto paritetico con gli elementi astratti dello spazio. Indaga soprattutto i rapporti tra uomo e ambiente. E così le sue opere diventano una metafora della vita quotidiana. La tecnica serigrafica gli consente, come nella pittura, delle pennellate decise e un'efficace stesura del colore. Anche Claudia Rasa, nelle proprie opere, abbina la figura ad elementi spaziali. Cerca di ritrarre il carso, la pietra carsica e il paesaggio, e nel contempo dà forma alla figura umana che ha tratteggiato. Il che le riesce grazie all'utilizzo di tecniche grafiche sperimentali e del carburo di silicio. Un altro significativo settore della sua creatività sono i libri, in cui da artista e poetessa intreccia le immagini figurative grafiche, in particolare dei motivi carsici e delle pietre, la propria vena poetica e le proprie riflessioni sulla letteratura, sulla storia e sulla mitologia. Thank you.
Franco Vecchiet è un artista tutto tondo. Nelle proprie opere sa essere giocoso, innovativo e indagatore, spesso concettuale. Padroneggia bene le tecniche grafiche, soprattutto la xilografia, la serigrafia ed altre. A volte rifinisce la stampa manualmente o con la tecnica del collage. Resta fedele alla tradizione della stampa nel senso dei contrasti nero-bianco, chiaroscuro, permettendoci una libera fruizione della sua arte, nonché l'interpretazione delle strutture e il senso del rilievo e dello spazio. In maniera simile percepiamo lo spazio nelle opere di Marian Kravos. Uno spazio morbido, geometricamente definito, lieve e spesso riempito da dure figure geometriche, o all'opposto, da forme morbide, chiuse in uno spazio severamente delimitato. Tutta questa armonia viene raggiunta con i contrasti e con numerose sfumature di toni chiari e scuri, fino al nero, cosa che gli è resa possibile dalla tecnica dell'acquaforte e dell'acquatinta. Negli ultimi tempi si dedica agli ex libris, nei quali conserva le caratteristiche delle sue opere maggiori, con l'unica differenza che in essi inserisce anche una storia legata a qualche accadimento. Nelle nature morte di Zora Corinne Skerp troviamo in primo piano nello spazio delimitato oggetti di vita quotidiana, bottiglie di forme, colori e dimensioni diverse, un orologio, un vaso la cui fragilità è messa in evidenza dalla morbidezza dell'acquaforte a colori e dalla stampa profonda. La serigrafia a colori è utilizzata nella grafica Dve Jabuki, Due Mele, che è solo una delle opere tratte dalla serie delle serigrafie. Boris Zulian ha utilizzato il più delle volte la linoleografia a colori per rendere i motivi astratti desunti dall'ambiente naturale, soprattutto dal Carso e dall'Istria. Spesso ha raffigurato motivi stilizzati ispirati ai paesi carsici e ad elementi dell'architettura carsica. Cernigoy, già come insegnante, ha sicuramente esercitato il proprio influsso anche su Edward Zajec, che la vita l'ha portato negli Stati Uniti d'America. Si è dedicato ai tradizionali motivi e alle tradizionali tecniche grafiche, dalla riconoscibile impostazione geometrica. È stato tra i primi al mondo a inserire nella propria arte la tecnologia computerizzata, tanto da essere considerato uno dei pionieri della grafica computerizzata a livello internazionale. Tra gli anni 1970 e 1980 ha fatto ritorno a Trieste e ha realizzato numerosi dei suoi progetti di ricerca nel settore della computer grafica in collaborazione con il programmatore Matyáš Chmeliak. Matyáš Chmeliak, con questa esperienza, ha iniziato un percorso artistico personale. Egli elabora dei sistemi propri nell'ambito della computer grafica. Sviluppa programmi che automaticamente danno vita a infiniti quadri, mentre l'artista in corso d'opera inserisce e modifica funzioni e variabili, influendo in tal modo sulla formazione dell'immagine. Quelle prescelte vengono poi stampate. Anche Jan Sedmak, per la realizzazione delle immagini, il più delle volte dell'illustrazione o della veste grafica, si avvale dell'uso del computer, del mouse e dei programmi di disegno computerizzato con particolari pennelli e penne. Il suo tratto è puro e semplice, eppure chiaro ed essenziale. I motivi sono tratti dall'ambiente familiare e dalla vita quotidiana. Ivan Geriau scatta delle foto con la fotocamera digitale o mediante il computer realizza altre immagini, che poi rielabora ed infine stampa con la stampante. I diversi motivi stampati vengono poi trasferiti su una nuova base con la tecnica del transfer grafico, e rifiniti infine manualmente con l'uso di colori e pennello.
La mostra funge contemporaneamente da presentazione delle numerose attività del Mednarodni Grafični Likovni Center, Centro Internazionale d'Arte Grafica e Figurativa, istituzione slovena che programmaticamente presenta l'arte grafica in Slovenia, ma i suoi influssi valicano i confini e raggiungono l'intera area linguistica slovena. Tra le sue attività si annovera l'opera della maggioranza degli artisti presenti alla mostra. La mostra risulta così una dimostrazione della collaborazione esistente tra gli artisti e il centro grafico in relazione alle sue attività espositive, infatti organizza la Biennale Internazionale di Arte Grafica e altre esposizioni.